Si chiama Pane e Politica, il nuovo libro del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Oltre 200 pagine che raccontano il viaggio nella provincia italiana che il primo cittadino pesarese ha fatto nell'ultimo anno, entrando a casa delle persone, sedendo al loro tavolo per ascoltare e capirne le problematiche, le idee, le visioni e le battaglie che spesso, dice Ricci, coincidono con quelle che portiamo avanti noi amministratori locali. Sicuramente il pane dà il senso della concretezza e della condivisione. Queste cene sono state un momento di condivisione, di discussione, di partecipazione vera, che al tempo stesso è diventata una partecipazione digitale attraverso la diretta con i miei canali Facebook e quindi anche un bel esperimento di comunicazione nuova, reale, che tiene insieme la comunicazione calda con la comunicazione digitale. In 10 mesi Ricci ha girato l'Italia, ha incontrato studenti, artigiani, imprenditori e disoccupati. Pane e Politica, sottolinea il sindaco di Pesaro, diventa così un contributo al centro-sinistra in vista delle prossime elezioni europee. E poi un viaggio nella provincia italiana, quella che ci ha voltato le spalle, e da queste famiglie sono emerse tante proposte dalle quali ripartire per un nuovo centro-sinistra, per un nuovo centro-sinistra Pane e Politica, che è un termine con il quale tanti magari negli anni mi hanno catalogato, magari pensando di offendermi. Invece per me essere cresciuta a Pane Politica è una virtù molto utile in questa fase del paese. Io non credo alle persone che si improvvisano, penso alle persone che si misurano coi problemi, che lavorano, che si danno da fare e che magari dopo passo si prendono responsabilità più grandi. Un contributo al centro-sinistra, perché le prossime elezioni europee saranno fondamentali e dobbiamo avere l'ambizione di poter concorrere ad essere il primo partito italiano. Insieme al sindaco Ricci a raccontare Pane e Politica anche la senatrice Ilaria Cucchi. Il sindaco Matteo Ricci ci dà un esempio enorme, dobbiamo imparare da lui, andare sì in piazza ma tornare nelle case della gente, tornare in mezzo alla gente, capire quali sono le esigenze delle persone, i motivi per i quali ormai le persone normali, comuni, non credono più nella politica e nei politici.